Con l'Europa non si scherza più. Con l'Europa non si scherza più. È il titolo di questo video. Con l'Europa non si scherza più. Solo che io questo titolo non l'ho inventato io. L'ho rubato, l'ho copiato dalla web journal Huffington Post. Huffington Post. Con l'Europa non si scherza più. Sì. C'è un articolo sul web journal Huffington Post, c'è un articolo intitolato "Con l'Europa non si scherza più" ed io questo articolo ve lo metto come link di riassunto di questo video, così voi lo potete leggere nella sua interezza e liberamente commentare come sto facendo io. Il fatto è però che Huffington Post, questo titolo, probabilmente l'ha copiato da un mio video. È un mio video che è intitolato "Matteo Salvini, io ti prego di non sfidare l'Europa". È un video di qualche tempo fa. Un mio video di qualche tempo fa. Intitolato "Salvini, Matteo Salvini, io ti prego di non sfidare l'Europa". E dopo qualche giorno appare l'articolo del web journal Huffington Post intitolato "Con l'Europa non si scherza più". Allora, come stanno le rose? Stanno che ormai è da più di oltre 10.000 video, oltre 10.000 video su YouTube che io le rose le vado spiegando per filo e per segno, le vado spiegando. E vado spiegando che ci sono i 10 comandamenti. I 10 comandamenti ci sono. Sono la base del patriarcato, i 10 sono di Mosè, dell'ebreo Mosè. Poi si può anche dire che Mosè non era un ebreo, era un egizio. Magari era lo stesso faraone Akhenaton, Amenofi IV, o un sacerdote di tale faraone, ma non ha importanza, perché se anche Mosè fosse stato un egizio, poi Mosè, i libri sacri del monoteismo egizio, i libri sacri, quelli che nella Bibbia sono chiamata l'Arca dell'Alleanza, ha portato tutto in Israele. Tutto in Israele, sono stati gli ebrei che hanno allevato la situazione patriarcale. In ogni caso, ci sono i 10 comandamenti di Mosè, che poi fosse ebreo o egizio conta poco, di Mosè. Fatto sta che i 10 comandamenti stanno dentro il Vecchio Testamento, capito? Il Vecchio Testamento è tutto ebraico. E allora, se ci sono i 10 comandamenti, nei 10 comandamenti ci sono i comandamenti: non rubare, non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Per questo che io vi facevo vedere l'euro che circola nell'eurozona. Huffington Post scrive l'articolo intitolato "Con l'Europa non si scherza più". Ma io qualche giorno prima avevo fatto il video "Matteo Salvini, io ti prego di non sfidare l'Europa", perché c'è il comandamento non rubare. Se uno ha dei debiti e non li restituisce, si chiama furto, si chiama, no? Ruba. Hai capito, Matteo Salvini? Caro, io ti voglio bene, Matteo Salvini, ma tu non hai la giusta preparazione teologica, non hai un'adeguata conoscenza dei 10 comandamenti. Non rubare. Se tu prendi i soldi in prestito, Matteo Salvini, e poi non li restituisci, è un furto. E i debiti non vanno mai in prescrizione, Matteo Salvini. Ma che te le devo dire io queste cose? Tieni presente, Matteo Salvini, che i 10 comandamenti stanno dentro il Vecchio Testamento ebraico. Tutto ebraico, il Vecchio Testamento. Ma che te la vuoi vedere con gli ebrei, Matteo Salvini? Te la vuoi vedere con gli ebrei, Matteo Salvini? Te che te la vuoi vedere con gli ebrei? Ma che vuoi fare? Matteo Salvini, ma che vuoi fare la fine del povero Führer e del povero Duce? Non ci si mette contro gli ebrei, Matteo Salvini? Ti vuoi mettere contro Gesù? Eppure, Gesù era un ebreo, eh? Nei confronti di Gesù non ci sono i dubbi che ci sono relativamente a Mosè, che non si sa bene se Mosè fosse un ebreo o un egizio. E nei confronti di Gesù non ci sono dubbi, era ebreo 100%. E Gesù
preso in blocco il Vecchio Testamento. E poi il cristianesimo di Gesù ha conquistato l'impero romano con Teodosio, l'editto di Tessalonica, nel 380 d.C., 380-390, e l'impero romano diventa un impero romano cristiano. Poi dopo ci sarà il Sacro Romano Impero di Carlo Magno, poi ci sarà il Sacro Impero Romano Germanico degli imperatori tedeschi. Matteo Salvini, che ti vuoi mettere contro queste poderose realtà storiche? Mi raccomando, insomma, morale della favola. I debiti si pagano, Matteo Salvini. Non si scappa, Matteo Salvini. Pure il povero Duce e il povero Führer hanno cercato di scappare per la tangente, ma lo sappiamo che fine hanno fatto. Anche loro non volevano pagare i debiti, capito? Anche loro, il povero Führer e il povero Duce, non volevano pagare i debiti che hanno fatto e si sono messi contro l'Europa. Cioè, si sono messi contro gli ebrei, contro i 10 comandamenti. Va bene, Huffington Post, io se voglio bene, Huffington Post, è scritto questo articolo. Con l'Europa non si scherza più. E vabbè, ma ricorda, potevi ricordare nell'articolo che Serafino Massoni queste cose le dice ormai da più di 10.000 video, da molto più di 10 anni. Poi le ha scritte per filo e per segno, queste cose le ha scritte per filo e per segno qua. La stirpe del serpente! Va bene, cari amici! I debiti si pagano! E se uno non paga i debiti è un furto. Il furto è un comportamento è non consentito. Il furto è un reato. Si viene giudicati per il furto. Capito, Matteo Salvini? I debiti vanno restituiti. E bisogna cercare di non farli i debiti. Capito, Matteo Salvini? Bisogna cercare di non farli. Di non farli, se no si fa la stessa fine del povero Führer e del povero Duce, capito? Va bene, Matteo Salvini, ti voglio tanto bene, caro, A te, Matteo Salvini, al Web Journal, Huffington Post, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni, che, per chi non lo sapesse, è questo qua, va bene? Ok.